Bentornati amici radioascoltatori sulle frequenze di Radio Roma Capitale alla nostra consueta rubrica dedicata al mondo della medicina. Oggi lo facciamo in compagnia della dottoressa Simonetta Rossi, direttore responsabile della Seno Clinic, perché comunque parlare della diagnosi e della prevenzione contro il cancro al seno può disorientare il mondo femminile. Ne parleremo appunto con la dottoressa Rossi e la sua clinica Seno Clinic. Salve. Salve, buongiorno. Ecco, di cosa si occupa principalmente la sua clinica? Allora, Seno Clinic è un centro dedicato esclusivamente alla prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie del seno. È un centro multidisciplinare, cosa vuol dire? Che tante figure professionali, ognuno per la sua specialità, si prendono cura e indirizzano le donne verso uno specifico percorso, e ovviamente dalla prima visita agli accertamenti diagnostici fino al trattamento delle patologie del seno. Ecco, è possibile fare tutto questo in un unico centro? Perché magari, ecco, per una donna che purtroppo subisce un problema del genere deve andare insomma in più centri, è possibile farlo in un unico centro? Certamente, Posto è un centro multidisciplinare perché ha la presenza di radiologi, chirurghi senologi, chirurghi plastici, oncologi, nutrizionisti, psicologi. È possibile proprio seguire la donna in tutto questo iter, evitando proprio lo stress legato alle continue visite, tempi di attesa per le risposte degli esami, e quindi questo consente alle donne di vivere e di questo momento molto particolare della loro vita in maniera molto più serena. Ok, sì, perché comunque ecco, la prevenzione al cancro al seno comunque è un argomento molto difficile. Quanto è importante la prevenzione? La prevenzione è fondamentale. Scoprire un nodulo al seno, un tumore al seno in fase precoce consente sicuramente di migliorare la possibilità di guarigione e soprattutto di sottoporre le donne ad interventi e a trattamenti molto meno invasivi. Quindi le donne devono assolutamente fare i controlli annuali seguendo dei protocolli che sono legati sia all'età ma sia dei singoli fattori di rischio delle singole persone, e per questo è importante anche per questa ragione affidarsi ad un centro specialistico in cui le donne vengono proprio le viene offerto un protocollo molto personalizzato sia di prevenzione che di trattamento. Ok, ecco, per quanto riguarda il trattamento, voi seguite proprio tutte le fasi, chiaramente? Certo, noi seguiamo non solo gli esami di base per la prevenzione, ma nel momento in cui venisse scoperto un nodulo al seno, le donne vengono comunque contestualmente e spesso nell'arco della stessa giornata vengono sottoposte ad ulteriori approfondimenti, e quindi può essere ulteriori esami diagnostici, ma anche delle microbiopsie, quindi esami leggermente più invasivi ma che ci consentono di sapere subito se il nodulo può essere benigno o maligno, e quindi in base a questo poi iniziare una fase, un percorso successivo. Proprio il continuo interfacciarsi di queste figure professionali consente proprio di non perdere tempo, di essere il più possibile incisivi e soprattutto di garantire alle donne un trattamento personalizzato in base alle singole esigenze. Esatto. Ecco, se mi viene diagnosticato un nodulo al seno, cosa succede? Quali sono le varie fasi che si possono trovare appunto nella clinica Seno Clinic? Guardi, se viene diagnosticato un nodulo si passa subito ad un approfondimento e quindi si eseguono tutti gli esami che possono aiutarci a capire subito la natura di questo nodulo, e quindi appunto delle microbiopsie, come dicevo prima, delle microbiopsie che possono essere effettuate anche sotto guida mammografica, risonanze magnetiche, insomma tutto quello di cui è necessario effettuare proprio per arrivare a questa diagnosi tempestiva.
Esatto, e per quanto riguarda invece la prevenzione, effettivamente cosa si può fare oltre ai chiaramente i controlli di routine? Certo, intanto ripeto, i controlli di routine sono fondamentali e noi consigliamo già dai 27 anni una visita in ecografia annuale per essere poi accompagnata dai 40 anni in poi anche ad una mammografia, e questo deve essere effettuato annualmente proprio perché tutto ciò che si può formare nell'arco dell'anno viene comunque preso in tempo. E non solo, ma poi noi consigliamo comunque, al fine in qualche modo di ridurre un po' l'incidenza di tumore al seno, di seguire degli stili di vita corretti, quindi evitare di prendere peso. Purtroppo diciamo il tessuto adiposo produce estrogeni e quindi ovviamente bisogna non eccedere nel peso, bisogna fare un'attività fisica regolare, un'alimentazione corretta, e quindi insomma tutta una serie di accorgimenti che ci possono e ci rendono diciamo ci aiutano a fare uno stile di vita idoneo, insomma. Quindi sì, chiaramente appunto lo stile di vita corretto, l'alimentazione corretta e avere anche una sana attività sportiva chiaramente aiutano alla prevenzione. E ecco, quanto è invece importante il supporto psicologico per una donna che appunto le è stato diagnosticato un tumore al seno? Certo, quando una donna riceve questa diagnosi sicuramente c'è un grande stravolgimento nella sua vita, sia personale che familiare, e quindi diciamo il supporto psicologico è indispensabile. Bisogna aiutare le donne ad affrontarlo in modo positivo e diciamo evitando che proprio un atteggiamento psicologico negativo possa indurle a dei comportamenti non corretti, e quindi invece noi dobbiamo puntare proprio a che le donne rimangano e mantengano dei comportamenti e uno stile di vita giusto, proprio perché questo atteggiamento le aiuta proprio ad affrontare, le aiuta nella guarigione. Sì, perché ecco, io credo che anche dal punto di vista psicologico comunque ecco abbia molta influenza, no? Assolutamente sì. Sull'esito, sul risultato di tutto il percorso. Assolutamente, ecco, parlando sì. dell'ultima fase, no? della diagnosi, cosa succede dopo che comunque le è stato diagnosticato questo tumore, c'è stata la cura? Cosa succede dopo? Allora, intanto una volta diagnosticata il tipo di problema si procede, o diciamo ci si riunisce e tra i vari specialisti e si valuta qual è il trattamento migliore per quel singolo caso, per quella singola paziente. Quindi le pazienti vengono poi indirizzate o verso un trattamento chirurgico o verso un trattamento oncologico, un trattamento preoperatorio, che in questo caso serve proprio per in qualche modo contenere la situazione e portarle all'intervento chirurgico nel miglior modo possibile. E quindi subentra qui appunto il chirurgo senologo, che insieme al chirurgo plastico il più delle volte riesce appunto a diciamo così a togliere questo tumore mantenendo l'integrità estetica del seno, che è un altro aspetto importantissimo. E quindi ecco, questa è la fase successiva. Poi dopo l'intervento ovviamente ci si riconfronta di nuovo con il team degli oncologi e si indirizza la paziente appunto verso gli ulteriori trattamenti. Sì. E questo tutto ovviamente nello stesso luogo, nella stessa sede, con le stesse persone, e questo è fondamentale perché le donne acquisiscono sicurezza e soprattutto non si sentano disorientate e lasciate sole nella scelta di uno specialista piuttosto che un altro. Sì. Questa è una cosa molto importante. Assolutamente, dal punto di vista psicologico, anche trovare una familiarità con la stessa struttura, certo, con la stessa equipe medica, indubbiamente e probabilmente aiuta anche nell'esito positivo della sì, diagnosi e tutto sì, quanto. Sì. E allora potete trovare la clinica Senoclinic nella casa di cura Villa Benedetta, la pagina Facebook Senoclinic Roma, sito web senoclinicroma.it, Instagram Senoclinic Roma, e infine il numero di telefono per prenotazioni e per informazioni 06 36 30 3491. Dottoressa, io la ringrazio davvero per il tempo trascorso con noi, per averci presentato la sua clinica e tutti i consigli utilissimi per le nostre radioascoltatrici. Grazie a voi.